Salve, oggi è sempre il 27 giugno. Questa è la mia Glock, caricatore, camera di scoppio vuota, caricatore vuoto. Allora, oggi nel pacchettino dell'impugnatura angolata che avete visto nel precedente video era compresa anche un poggiapollice. Allora, il poggiapollice l'ho montato qua. Eccolo qui. Si vede chiaramente, in questo momento non è fissato perché mi sono perso il controdadino, il controdado. Questa qui è la famosa trappola cinese, quella che io chiamo trappola cinese, che è un portacaricatori anteriore per che cosa? Per la pistola Glock. Mettiamo in chiusura. Questa era la prima di quelle che avevo comprato, che è duro, scusate, non vedo molto bene. Ecco, ho preso. Ecco qua. Questo è il portacaricatori. Avevo già detto che quando uno prendeva ci sarebbe stato bisogno di un poggiapollice che non avevo. Ora il poggiapollice è arrivato. Ecco qua. L'impugnatura anteriore è salda. Possiamo mettere un caricatore di scorta a pressione e inseriamo nell'arma principale. Questo qua vedo che con questo poggiapollici migliora molto. Ovviamente purtroppo ecco, mi sono perso perché nel sacchettino arrivato dalla Cina che conteneva questo poggiapollici e l'impugnatura angolata che ho montata sul fucile, c'era un buco, un piccolo forellino, si è persa una vite. O meglio, si è perso il dadino, l'altro era avvitato alla sua vite, e quindi niente di che. Comunque questa è la trappola cinese, versione 2.0.1. L'altro esemplare è quella con il porta ottica, non vale granché perché la slitta Weaver non è, abbiamo visto che non è il top. Comunque sia, questo qua come porta caricatori e impugnatura anteriore può andare benissimo, specie in abbinamento se metto la Glock metto il calciolo estensibile, sia il nuovo Cobra che il precedente vecchio modello della Fab, quello telescopico ma non pieghevole.